Basta, ci dobbiamo prendere l'orgoglio e la dignità di appartenere a questa città. Dobbiamo far risorgere Tauria Nova sulle proprie ceneri. Dobbiamo farla ritornare agli antichi splendori e non possiamo consentire a consulte di associazioni, a Caritas, a preti che dovrebbero fare altro piuttosto che professare e svolgere certe mansioni delicate, perché chi svolge certe mansioni lo deve fare nel bene supremo della comunità. Non si possono dare le pezzotte di formaggio in cambio dei voti, non si possono promettere i posti di lavoro. 400 domande sono partite per il prestito d'onore, hanno impapocchiato tantissimi giovani, 400, con la promessa di chissà quale posto di lavoro. Noi non siamo di questa fatta. Noi abbiamo sempre marciato con la schiena dritta e possiamo guardare negli occhi tutti quanti. Noi queste cose non le facciamo, non giochiamo sulla sensibilità e sul bisogno dei nostri giovani. Noi i nostri giovani li vogliamo guidare, li vogliamo accompagnare verso percorsi virtuosi. Deve rifiorire l'edilizia a Tauria Nova, l'agricoltura, il commercio. Noi vogliamo fare di Tauria Nova una città modello e non una città additata sempre come mafiosi, perché se vincono loro sono buoni e se vinciamo noi non siamo più buoni. È perché se avevamo noi Fausto Sicleri, oppure avevamo Lazzaro che era nel mio staff, oppure avevamo Ciccio Ferraro che ha messo la figlia, noi eravamo brutti. Ora ce l'hanno loro e sono diventati santi. Ma voi vi ricordate giusto qualche anno fa che cosa dicevano di me e di Fausto Sicleri? Che cosa dicevano? Andate a guardare nel computer, andate a vedere che cosa scrivevano. E ora, tutto ad un tratto, che cosa succede? Che probabilmente il signor Scionti dovrà, per accordi presi nell'ipotesi che non avverrà mai, perché è un'ipotesi che non si verificherà mai, perché Amato, San Martino e Tauria Nova e Pegara sono persone intelligenti che non hanno l'anello al naso. Noi non ci nascondiamo dietro il sindaco di Reggio o dietro il presidente della regione Calabria oppure dietro il consigliere regionale, il presidente del consiglio regionale. Noi siamo qui a rappresentare noi, a rappresentare questo gruppo, a rappresentare questo territorio in maniera importante, in maniera diretta, senza ombre cinesi, senza intermediari, senza possibilità che qualcuno ci tiri della giacchetta e ci dica come dobbiamo votare, non nell'interesse della città ma nell'interesse del PD. Questo non succederà con noi, ecco perché qui si è scatenato l'inferno, ecco perché qui arrivano da tutte le parti, arrivano da Reggio, a Frotte, hanno costituito un comitato permanente per fare in modo che Tauria Nova non vada al centrodestra, perché non Tauria Nova non vada a sindaco Roy Biasi, perché sanno che Roy Biasi non si torce, non si spezza, ha la schiena dritta. Sanno che sugli interessi dei taurianovesi non transigiamo. Questi hanno venduto già la nostra città alla città metropolitana. Non li votate, non li votate, fate attenzione, perché qui si sta giocando una partita che va al di là di Tauria Nova, al di là di Tauria Nova. Caro Peppe Rigoli, ti ringrazio per essere qui anche questa sera. Qui si sta giocando una partita che non dicono, ma non vi siete spiegati perché questo dispiegamento di forze, non vi siete spiegati perché arrivano da altri paesi a venire a chiedere il voto a voi. Ma quando mai è successo che è importato nulla delle elezioni di Tauria Nova alla gente di Reggio, di Catanzaro e di fuori?
Quando mai? Vi ricordate mai? Quando mai a spasso per le vie della nostra città incontriamo consiglieri regionali di fuori che fermano le persone per strada per chiedere il voto? E allora qui c'è qualcosa che non va. Noi non lo sappiamo, e lo sappiamo quello che non va, è la gente che lo deve capire, e lo diremo se il tempo ci aiuterà, perché stanno facendo la danza della pioggia, perché pregano che non parliamo, loro pregano, ma noi parleremo anche con l'ombrello e le diremo queste cose, le diremo, perché la gente deve sapere esattamente a che cosa va incontro, perché io ho il dovere sacrosanto di informarvi che il vostro voto è fondamentale, è importantissimo. Noi abbiamo i nostri principi e i nostri valori, noi siamo di centrodestra e lo diciamo, qui loro dicono i comunisti di essere bravi, di essere belli, la moralità ce l'hanno solo loro. Loro sono i depositari della verità, loro sono quelli che hanno eletto l'aristocrazia insieme ai resti di coloro i quali facevano parte indegnamente del centrodestra. Bravo. Quelli che hanno la puzza sotto il naso, quelli che se dovessero essere eletti manco vi cagheranno di striscio in comune, perché la loro porta sarà chiusa e la apriranno solo a quelli di Reggio. Noi siamo quelli che diciamo, o loro sono coloro i quali si preoccupano di coloro i quali stanno a 5, a 10, a 50 miglia o migliaia di chilometri di distanza, dicendo che dobbiamo accogliere tutti a braccia aperte. L'importante è che non le portino nelle lottizzazioni dove stanno loro, perché se i profughi li portano a San Martino allora va bene, però se glieli portano sotto casa allora no, non diventano più i comunisti, gli aristocomunisti, i quali pensano che i nostri poveri pensionati che pigliano 500 euro al mese grazie a Silvio Berlusconi che innalzò all'epoca le pensioni fino a 1 milione, noi dobbiamo spendere 1200 euro al mese per dare ospitalità a quelli che ci vengono a mettere le bombe sotto il culo. E allora non siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali, assolutamente no. Loro sono i depositari della verità e lo riproducono in piccolo. A Taurianova stanno facendo in piccolo quello che succede a livello nazionale. Ci sono le fazioni del PD che cercano di accaparrarsi posizioni di potere, ma noi non consentiremo che Taurianova diventi il campo di battaglia del PD. Le loro guerre se le vanno a fare da un'altra parte, perché noi siamo per la gente, non siamo con la puzza sotto il naso come il prossimo ipotetico consiglio che si verrà a creare. Noi amici cari siamo coloro che difendiamo la proprietà e diciamo che se qualcuno ci entra in casa abbiamo il diritto di difenderci e non di andare in galera se qualcuno ci ruba, se gli spariamo pure addosso oppure ci difendiamo. Non è vero che non ci sono gli ideali, ci sono, noi ce l'abbiamo ben chiari i nostri principi e i nostri valori, e Taurianova è stata sempre democristiana di centrodestra, non è stata mai comunista e neanche questa volta tradirà, perché qui si isterà la bandiera della rinascita del nuovo centrodestra. Da qui partirà la nuova riscossa per la provincia, per la regione e per la nazione, ve lo posso assicurare. Vai. Quanto tempo abbiamo? Noi vi dico, amici, siamo coloro i quali abbiamo ben chiare le idee. Siamo coloro i quali vogliamo aprire questo comune, lo vogliamo aprire veramente, ma in maniera materiale.
che significa che gli uffici stanno aperti fino alle 10 o fino alle 11. Una volta non era mai esistita una cosa di questo genere. Noi saremo sempre aperti fino alle 2, fino a che non ce ne andremo mai, fino a che non ce ne andremo a casa. E allora dobbiamo veramente e materialmente dare l'idea di marcare la differenza tra noi e loro. Non siamo uguali. Loro stanno rintanati perché non hanno nulla da dire. Noi abbiamo delle cose da dire, abbiamo delle cose da fare, abbiamo le idee e ve le abbiamo comunicate. Noi vogliamo sbloccare questa città dall'immobilismo. Se salgono i comunisti, non costruirete come non state costruendo nelle campagne, non costruirete a Taurianova, non costruirete da nessuna parte, perché hanno il vincolo nella testa di bloccare tutto, di non far sviluppare niente. Noi abbiamo detto, l'abbiamo detto a Taurianova e lo ribadiamo, dobbiamo fare il nuovo PSC e dobbiamo immediatamente dare l'opportunità a coloro i quali vogliono investire su questo territorio di potergli fare le loro industrie, le loro fabbriche, di poter fare i propri insediamenti. Noi sbloccheremo questa città, faremo ritornare quel circolo virtuoso che era legato all'edilizia, lo faremo ritornare anche per quanto riguarda l'agricoltura, e ve l'ho detto, agricoltura innovativa, faremo l'IGP del kiwi di Calabria, che è soprattutto il kiwi della piana, valorizzeremo i nostri prodotti tipici come il torrone, faremo in modo che verranno qui sul nostro territorio, che vengano qui sul nostro territorio imprese che portino sviluppo, che portino attività, che portino benessere, che facciano finalmente sorridere questa città e non farla diventare e non farla ammantare delle tenebre. Io non so se il tempo reggerà venerdì, perché le previsioni sono brutte, quindi vi invito, se non ci vedremo venerdì a chiusura di questa campagna elettorale, a voler votare uniti e compatti per la nostra coalizione, e verremo a festeggiare quella notte qui in questa piazza d'Amato la nascita della futura amministrazione di centrodestra a guida Roy Bias.